Ora, io lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, Vitrotti, Allora, possiamo aprire il Consiglio perché ci sono 13 presenti più la Presidente e 11 assenti sono giustificati, i consiglieri Pompei e Rinaldi. Intanto apro il Consiglio spiegando che questo è un Consiglio straordinario. Mi è stato richiesto dai membri della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Municipale proprio per celebrare e dare un segno in questa giornata dedicata all'omotransfobia, e a questo motivo è stato presentato anche un atto dai consiglieri della Commissione ed è l'atto intitolazione a Marcella Di Folco del giardino collocato nella parte di piazza di Cinecittà contraddistinta dalle panchine arcobaleno. Io intanto indico i scrutatori di oggi che sono i consiglieri La Zazzera, Tosatti e Ciancio. Essendo un consiglio straordinario, spiego un po' come in genere avvengono questi consigli. Ci saranno in apertura, questo come in un consiglio ordinario, possono parlare la Presidente del Municipio e l'Assessore, ognuna per 10 minuti. E c'è un dibattito al quale, nel quale possono intervenire tutti i consiglieri e c'è un atto da votare. Quello che vorrei fare oggi, l'abbiamo fatto in altri consigli, è poi lasciare la parola anche ai presenti che vogliono intervenire. Come accade questo? Si interrompe il consiglio perché nel consiglio non è permesso dare la parola al pubblico, ma noi lo interrompiamo, continuiamo però le riprese come se fosse un consiglio vero e proprio, e lasciamo la parola a chi di voi vuole intervenire. Quindi apriamo subito, io lascerei la parola alla Presidente. Allora, purtroppo io oggi alle 9:30 ho un tavolo sicurezza estremamente delicato e quindi dovrò essere presente là, ma ci tenevo a salutare e a presenziare, visto che anche negli anni precedenti in prima persona insieme alle associazioni e soprattutto a Cristina Leo abbiamo organizzato questa giornata internazionale contro l'omotransfobia. Noi come municipio abbiamo realizzato il primo anno la scultura con Valeria Catania in onore delle vittime, in ricordo delle vittime LGBT, Rom e della comunità ebraica durante l'Olocausto, e abbiamo realizzato il parchetto che oggi verrà dedicato ad un'attrice
e è una persona trans estremamente importante per noi, perché ci stiamo lavorando con Cristina già da tempo, però abbiamo delle leggi che ti dicono che devi attendere un certo periodo dalla scomparsa della persona per poter dedicare, ci siamo e quindi stiamo iniziando un percorso estremamente importante e per noi è un vero onore. Noi come amministrazione abbiamo basato tutto il nostro atto amministrativo sicuramente sulla tutela e il rispetto dei diritti di tutti. Personalmente come presidente sono sempre stata presente anche al Gay Pride, perché ritengo che combattere in prima persona mettendoci la faccia come istituzioni è uno dei primi esempi che bisogna dare per poter arrivare ad una società più equa e più giusta. Non entrerò nel merito dell'atto perché ci sono l'assessora alla cultura, proprio perché la signora era un'attrice, quindi la cultura la fa da padrona, ho l'assessore alle pari opportunità e loro entreranno nel merito dell'atto che presenteremo oggi. Grazie a tutti e scusatemi ancora. Lascio la parola all'assessore Mammì. Buongiorno a tutti. Allora, è un piacere e un onore essere stata chiamata ad intervenire oggi in questa giornata. Una giornata in cui appunto il fine principe è quello di sradicare l'omofobia, è quello di tutelare tutte le persone. Lo dico come componente di un organo di governo di un ente territoriale, ma anche come una mamma di un bambino, che vorrei che crescesse in un mondo in cui l'amore possa essere tutelato in ogni sua forma e sua manifestazione. A prescindere dal fatto che ad amarsi siano un uomo e una donna, due uomini o due donne. Come municipio ci stiamo impegnando fin dal nostro insediamento a combattere la negazione dei diritti. Scusate, sono un po' emozionata e quindi ho un po' di piadone. Quindi come municipio ci stiamo appunto impegnando fin dal nostro insediamento a combattere la negazione di diritti, i soprusi causati e perpetrati sulla base dell'orientamento sessuale, con tutta una serie di iniziative che, come ha ricordato prima la Presidente nel discorso che ha fatto prima, ed è ciò che facciamo oggi, è quello di continuare appunto a fare come genitori e ancora più come amministratori. Crediamo appunto fermamente in quella che è l'uguaglianza e la libertà di scegliere di essere coerenti con la propria identità. Questa giornata, che è stata istituita a livello mondiale nel 2007 dall'Unione Europea, ha un grande significato ed edizione dopo edizione ci aiuta a camminare insieme per un obiettivo comune. Ma trovo assurdo che ai giorni d'oggi, ai nostri giorni, si debba ancora leggere che ogni anno, solamente in Italia, avvengono oltre 100 episodi di omotransfobia. Dietro ognuno di questi c'è prima di tutto una persona, c'è un volto, un cuore, con le proprie emozioni, e contro questo noi dobbiamo combattere e lottare, contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di istigazione all'odio. Questo dato, ahimè, purtroppo è anche sottostimato, perché è quello che ci viene riportato dai mass media, ma ci sono tanti episodi che si consumano nel silenzio e nell'indifferenza più totale, quindi è importante anche far emergere il sommerso. Ecco quello che appunto per cui siamo qui tutti noi oggi, per non girare più il volto dall'altra parte, per non limitarci a intristirci solo quando leggiamo sul giornale qualche episodio drammatico di una vita difficile. Diciamo no quindi alle discriminazioni, diciamo sì alle espressioni dei sentimenti e moltiplichiamo, come diceva prima la Presidente, le iniziative volte a sensibilizzare i nostri ragazzi, gli adulti e tutti i cittadini e anche gli organi di governo, che ad oggi non sempre sono sensibili a queste tematiche, affinché appunto si arrivi ad una legislazione che sia invece efficace e puntuale, perché di omotransfobia non si può più morire. Non a caso appunto il tema dell'edizione di oggi, del 2019, è giustizia e protezione per tutti. Io vi ringrazio e ringrazio della partecipazione, vedo le studentesche e anche le associazioni con cui appunto con la Presidente abbiamo collaborato sin dall'inizio, e spero che questa sia una delle tante iniziative che continueremo a portare avanti in questi anni.
vi saluto e buon consiglio, insomma, grazie. Grazie Assessore, iniziamo qui la discussione dell'atto. Chi vuole relazionare? Consigliera La Zazzera. Sì, sì. Grazie Presidente. Io l'atto lo leggerò perché contiene dei dati e alcuni accenni di vita di Allora, un attimo solo, un attimo. Allora, durante il consiglio non è possibile entrare di qua. Io dopo interromperò il consiglio e sarà possibile per tutti voi sedere da questa parte. In questo momento, durante la discussione, non è possibile per regolamento municipale. Grazie. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti alla sorella di Marcella. Dicevo, io l'atto lo leggerò tutto perché contiene dei dati e degli accenni alla vita, alla storia di Marcella Di Folco. Allora, quindi la mozione è intitolazione a Marcella Di Folco del giardino collocato nella parte di piazza di Cinecittà contraddistinta dalle panchine arcobaleno. Premesso che l'Unione Europea ha indetto per il giorno 17 maggio di ogni anno la giornata internazionale contro l'omofobia, risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, ovvero contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basata sull'orientamento sessuale, individuando come data simbolica quella in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l'omosessualità dalla International Classification of Disease, elenco dei disturbi mentali, ovvero il 17 maggio del 1990, mettendo così fine a un lungo... Consigliera La Zazzera, si rivolga verso il Consiglio, grazie. Cercavo di parlare con i ragazzi. Mettendo così fine a un lungo periodo di pregiudizi, discriminazioni e violenze. I principi a cui si ispira la giornata sono quelli costitutivi, sia dell'Unione Europea sia della Costituzione italiana. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'uguaglianza fra tutti i cittadini e la non discriminazione. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna da anni al fine di realizzare una scuola inclusiva che valorizzi le singole individualità ed educhi le nuove generazioni alla cultura del rispetto, promuovendo i valori sanciti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che nel primo comma recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. A tal riguardo, il 27 ottobre 2017, il MIUR ha presentato il Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto, finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. All'interno del piano sono state presentate e diramate alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le linee guida ai sensi dell'articolo 1,16 della legge 107/2015. Un documento di indirizzo che fornisce spunti di riflessione per promuovere nelle scuole l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni. Considerato che, qui adesso nel considerato ho qualche dato, in base ai dati raccolti nella 13ª edizione 20 marzo 2019 del rapporto State Sponsored Omofobia, un rapporto annuale sulle leggi che criminalizzano o proteggono le persone a seconda del loro orientamento sessuale, pubblicato dall'ILGA, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, scusate l'inglese, associazione internazionale attiva dal 1978, con sede a Ginevra, che riunisce più di 1200 gruppi che in 132 nazioni si occupano di diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali. Oggi ci sono, e questi sono i dati che elenco:
123 stati membri delle Nazioni Unite in cui gli atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso tra adulti sono legali, ma 70 stati membri delle Nazioni Unite che continuano a criminalizzare atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso, 68 con disposizioni esplicite di legge, 2 di fatto. La pena di morte per atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso è imposta in 6 stati membri delle Nazioni Unite. In 4 di loro, Iran, Arabia Saudita, Yemen e Sudan, viene applicato a livello di Stato. In 2, Somalia e Nigeria, è praticato solo in specifiche province. In altri 5 Stati, Pakistan, Afghanistan, Emirati Arabi, Qatar e Mauritania, tale pena rimane una possibilità. Trentadue stati hanno leggi che limitano la libertà di espressione sull'orientamento sessuale e le questioni di identità di genere. 41 stati pongono ostacoli alla formazione, all'istituzione o alla registrazione di ONG legate all'orientamento sessuale. 73 stati hanno leggi che proteggono dalla discriminazione sul posto di lavoro sulla base dell'orientamento sessuale. 9 stati contengono disposizioni costituzionali che specificano l'orientamento sessuale nelle loro protezioni di discriminazione. 39 stati hanno leggi che puniscono atti di incitamento all'odio, alla discriminazione o alla violenza basati sull'orientamento sessuale. 42 stati impongono maggiori sanzioni penali per reati motivati dall'odio nei confronti dell'orientamento sessuale della vittima. In Italia risultano in crescita i casi di bullismo omofobico transfobico, ossia atti di prepotenza e abuso che si fondano sull'omofobia e sulla transfobia, rivolti a persone percepite come omosessuali, bisessuali, transessuali o comunque atipiche rispetto ai convenzionali ruoli di genere, come ad esempio ragazzi effeminati o con abbigliamento vistoso, ragazze mascoline o con capelli corti, ragazzi e ragazze che amano fare attività di solito destinate al sesso opposto, ad esempio calcio femminile. Può anche indirizzarsi verso chi ha parenti o genitori omosessuali o transessuali e verso chi ha amici o amiche LGBT. In generale, le ricerche hanno mostrato che gli adolescenti omosessuali, bisessuali, transessuali tendono a riportare di aver subito maggiori episodi di molestie e violenze rispetto ai pari eterosessuali. Per esempio, è emerso che tra gli studenti gay, lesbiche o bisessuali, l'81% aveva subito frequenti aggressioni verbali, il 38% minacce di violenza, il 16% molestie sessuali, il 15% aggressioni fisiche e il 6% aggressioni con un'arma, da Ugelli 2002. Le vittime di bullismo omofobico nelle scuole italiane sembrano essere numerose. Un recente studio condotto su un campione di circa 900 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di diverse parti d'Italia ha mostrato che circa uno studente su 20, in maggioranza maschi, è stato vittima di bullismo omofobico nei mesi precedenti la conduzione dell'indagine Prati 2010. In questa ottica si delinea la centralità rivestita dall'istituzione scolastica nel cercare le condizioni per un clima di rispetto e apertura nei confronti delle diversità sessuali. Non si tratta di una scelta improvvisata, quanto del risultato di un percorso che si concretizza nell'attuazione di specifiche linee politico-istituzionali ed educative. Nel caso in cui gli atti di bullismo accadano a chi non abbia ancora consapevolezza del proprio orientamento o definito la propria identità, è molto più difficile chiedere aiuto e denunciare la violenza subita, per paura di trovarsi in imbarazzo o per paura delle reazioni altrui. Appare pertanto di fondamentale importanza attivare percorsi educativi, culturali, volti a presentare in una corretta prospettiva le questioni legate agli orientamenti sessuali e all'identità di genere.
Nel tenuto conto vorrei accennare alla vita di Marcella Di Folco. In Italia il movimento LGBT ha avuto in Marcella Di Folco uno dei suoi personaggi più rilevanti. È stata infatti nel 1995 la prima transessuale al mondo eletta a una carica pubblica, ossia quella di consigliera nel Consiglio Comunale della città di Bologna. Marcella Di Folco, nata a Marcello Di Folco, Roma, 7 marzo 1943, Bentivoglio, morta 7 settembre 2010, è stata non solo un'attivista e una politica, ma anche un'importante attrice. Dopo la maturità scientifica, quando ancora non aveva iniziato la transizione verso la sua effettiva identità, aveva cominciato a lavorare come portiere di albergo, mentre dal 1965 al 78 fece il cassiere presso lo storico Piper Club di Via Tagliamento, che tutti ricordiamo, abbiamo frequentato, locale dove mossero i primi passi artistici Patti Pravo, Caterina Caselli, Loredana Bertè e Renato Zero. È una carriera artistica, intraprese anche Marcello Di Folco, nome d'arte di Marcella, che adottò il cognome originario della sua famiglia, per volere di Federico Fellini, che la notò a Cinecittà, dove si era recata soltanto per consegnare una lettera, e la scritturò per il Satiricon. Gli anni 70 sono molto duri per Marcella, che entra in crisi. La sua vera identità di genere, non più repressa, è causa di un lungo periodo di sofferenza, che supererà con il sostegno psicologico e un'adeguata terapia ormonale. Nel 1980, dopo 20 anni di carriera come attore, Marcello Di Folco va a Casablanca, si sottopone a un intervento chirurgico e torna con la sua nuova identità. Marcella Di Folco, per quanto concerne la sua carriera artistica, recitò in diversi film. Con Fellini interpretò anche Amarcord, nel ruolo del principe Umberto di Savoia e La città delle donne. Per Roberto Rossellini recitò in due film televisivi, L'età di Cosimo de' Medici e Carstesius. Nel primo interpretò il personaggio di Cosimo. Dopo aver completato la transizione verso il genere e il suo genere elettivo, si unì al movimento transgender che si batteva per la legge per la riattribuzione del sesso, legge poi approvata nel 1982. Si trasferì quindi a Bologna e diventò presidente del MIT, Movimento Identità Transessuale, avviando una vera e propria rifondazione. Si avvia alla conclusione, consigliera, altrimenti la invito, può leggere qualcun altro in un altro intervento, può continuare, grazie. Allora passo al... va bene, all'impegna, passo all'impegna. Quindi il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e la Giunta a intitolare a Marcella Di Folco il giardino collocato nella parte di Piazza di Cinecittà, contraddistinta dalle panchine arcobaleno, a farsi parte attiva verso le scuole del territorio attraverso la promozione di iniziative rivolte in primo luogo agli studenti per informarli e sensibilizzarli rispetto alle tematiche connesse al contrasto di atteggiamenti discriminatori basati sul genere e sull'orientamento sessuale. Questo è l'impegno. Volevo dire due cose. Di Marcella Di Folco si ricorda, sarò brevissima, per noi è stata un riferimento umano e politico importante, ci ha accompagnati nelle nostre lotte con fierezza, a testa alta, sempre. Il senatore Walter Vitali, sindaco di Bologna negli anni 90, ricorda: erano anni belli e difficili, anni di forti innovazioni politiche e amministrative. Lei era sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti civili, per la difesa dell'ambiente, per rendere la città più vivibile. L'eredità concreta che Marcella lascia è l'esempio di un vulcanico attivismo dentro e fuori le istituzioni, nei rapporti col quartiere, con i politici, con le trans, con il movimento omosessuale e lesbico, con le donne e con le femministe, con la gente. Al movimento LGBT e al MIT Marcella lascia invece l'esempio della sua missione politica, volta a cogliere nella maniera più avanzata e quindi concreta il tema dei diritti, senza consultori, senza agenzie che assicurino il diritto alla salute, senza stato sociale, senza servizi e garanzie, e il diritto sono o diventano lettera morta. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi?
Consigliere Guido. Grazie Presidente, per noi è fondamentale questa giornata di oggi, non solo perché oggi c'è una platea giovane, oltre alla familiare di Marcella De Folco con la comunità LGBT. Il punto per noi è fondamentale per una duplice ragione. La prima ragione è che oggi è il 17 maggio, quindi ricade questa giornata speciale. Il secondo motivo è che come municipio, come istituzione in questo caso, stiamo lavorando a un progetto di ampio respiro che sono i distretti culturali. Abbiamo fatto proprio un riassunto due giorni fa in Commissione Cultura su questo aspetto, e questa parte di territorio sarà contraddistinta per l'appunto come distretto del cinema, e per le evidenze che ci sono e sono chiare. Noi siamo in questo momento nel municipio settimo, che è l'ex edificio dell'Istituto Luce. Accanto abbiamo gli studios di Cinecittà e qua di fronte abbiamo il centro sperimentale di cinematografia. Quindi contraddistinguere il territorio con delle caratteristiche pregnanti e importanti in merito a questa identità, anche in questo caso, sul cinema, per noi è fondamentale intitolare quest'area davanti al municipio. Se passate, è quell'area col Brecciolino dove sono presenti le panchine color e arcobaleno, che sono state già inaugurate lo scorso anno, proprio il 17 maggio. Oltre alla presenza del monumento, anche quello inaugurato all'interno delle mura del municipio, su questa tematica. E noi siamo davvero fieri di poter intitolare, quando passerà quest'atto, a maggioranza dei presenti, spero all'unanimità, l'intitolazione per Marcella, perché è un segno di civiltà, è un segno anche di volontà di portare avanti i diritti in un periodo in cui i diritti sono spesso negati e hanno difficoltà a correre con le nostre gambe, con le nostre menti e con i nostri cuori anche in questi giorni. Anche per l'accettazione del diverso, che diverso non è. Finché non si comprende che il diverso non c'è, che siamo tutti uguali, allora questo mondo avrà dei problemi. Soprattutto in questo momento politico, cioè di affermare questo aspetto, questa uguaglianza è per noi fondamentale, per noi tutti fondamentali. Quindi ringrazio la consigliera La Zazzera, che è la prima firmataria di questo atto nato nella Commissione Pari Opportunità. Ringrazio tutti voi. E andiamo avanti in questa direzione perché è l'unica possibile, altre non ce ne sono. Altri interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io interrompo e lascio la parola al pubblico. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie all'estensore dell'atto che oggi ci impegna su questi valori così alti. Ringrazio anche tutti gli studenti che giornalmente si impegnano pezzettino per affermare questi giusti valori, e quindi un plauso al secondo punto, quindi dell'atto che stiamo votando. Quindi non è un atto in cui la Presidente, gli assessori, la Giunta, ma tutti noi ci dobbiamo impegnare rispetto a questi valori che sono universali. E io questa mattina con molta fatica però non potevo assentarmi, perché faccio parte del mondo della scuola e quindi ritengo che sia il momento più importante partire da lì. Una rivoluzione culturale parte proprio dai nostri giovani, dai nostri ragazzi, e quindi intitolare questo pezzettino a un ricordo così importante è un obbligo, dico, per tutti. Non voglio dilungarmi perché già è stato detto e raccontato il significato dell'atto che staremo a votare. Sono molto contento se dei giovani possono intervenire per raccontare qualcosa e il mondo che vivono nella scuola. Sono solo dispiaciuto e amareggiato che alcune opposizioni importanti non ci stanno oggi in quest'aula. Mi riferisco a Fratelli d'Italia, mi riferisco alla Lega, mi riferisco a tutte quelle forze che poi forse
hanno ritenuto di assentarsi per una questione che secondo me la storia dirà la verità e dice sempre la verità. Io sono dispiaciuto di questo perché le opposizioni dovevano esserci qua in aula per votare quest'atto che è significativo per il municipio, per il territorio, per i giovani, e quindi affermo di nuovo questo mio principio solidale con l'impegno nella quarta pagina dell'atto, in cui sono contento sull'intitolazione, ma ancor di più di avviare attraverso una politica educativa nelle scuole un pensiero che vada nella direzione della tolleranza e non di quello che stiamo vedendo in questi giorni in ogni parte dell'Italia, e di essere coerenti però. A tutti i livelli bisogna essere coerenti, perché la coerenza ripaga sempre. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Approfitto anche per anticipare la dichiarazione di voto del Partito Democratico e aggiungere solo poche cose a quello che c'è già nell'atto e quello che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, perché c'è un richiamo che secondo me oggi non possiamo non permetterci di fare, che è quello a chi ha istituito poi questa giornata. E mi fa piacere, perché lo leggevo ieri sulla stampa, che si è rimosso, si sta muovendo all'interno della società civile movimento di consapevolezza nei confronti di una diversa maturità anche all'interno dell'Unione Europea e nei singoli Stati europei, della necessità di arrivare al riconoscimento di tutti i diritti e di tutte le persone, che se c'è ancora, diciamo, un attivismo anche civico che chiede all'Unione Europea di diventare e di essere non solo un'unione economica e monetaria, ma mettere al centro, lo dico perché siamo alla vigilia di importanti elezioni europee e mi auguro che queste elezioni europee portino anche un'Europa che sappia condividere le scelte che purtroppo ancora solo diversi stati nazionali sono riusciti a fare singolarmente. E mi fa piacere che un mondo che va da Arcilesbica al mondo delle donne, al mondo LGBT, proprio ieri si è unito per chiedere di nuovo la consapevolezza all'interno dell'istituzione europea di un'Europa diversa, più solidale, di un'Europa dei diritti. Lo dico perché abbiamo fatto riferimento anche all'interno dell'atto di chi questa giornata l'ha voluta. E mi dispiace veramente che oggi c'è solo il Partito Democratico, c'è il consigliere del gruppo misto, ma diciamo, io credo che su questo noi dovremmo andare oltre le diversità politiche, lo abbiamo fatto per altre scelte, lo abbiamo fatto perché parliamo dei diritti di tutti, e quando dobbiamo riconoscere, e forse è evidente che c'è ancora un problema ed è giusto quindi interloquire con le istituzioni scolastiche per cercare di mobilitare un pensiero anche giovane di riconoscibilità e di riconoscimento di quello che per noi è l'amore, punto e basta. E invece tante volte ci troviamo a riconoscere una diversità che è legata all'appartenenza di genere, che non guarda la famiglia come le nuove famiglie che si stanno affacciando sul nostro territorio, anzi il riconoscimento delle diverse famiglie è una battaglia che ancora nella nostra società civile fa fatica ad affermarsi, ma oggi non possiamo negarci che non esiste più la famiglia tradizionale, e quindi quando si tengono dei congressi nel nostro paese che vogliono rivendicare delle identità che sono trapassate, credo che tutti noi, ognuno mettendo da parte la propria appartenenza politica, debba avere anche il coraggio di dire che c'è una società che invece è cambiata, che ci sono delle scelte che vanno oltre il principio di appartenenza di genere, ma si guarda appunto al valore della famiglia in sé, e quindi è quello che conta. E quindi mi dispiace se oggi
siamo anche costretti ad alzare un po' la voce, a volte riportarci anche a delle scene che forse appartengono più agli anni 70, però sembra quasi che ci sia una spinta a volerci riportare indietro nel tempo, mentre con fatica, ma l'Italia un passo in avanti, per esempio con la tutela dei diritti civili, lo ha fatto. Allora, siccome la strada purtroppo è ancora tanta da fare, tutti i segnali che vengono dalle piccole istituzioni fino a quelle più importanti, quindi dal livello locale fino al livello nazionale, che si muovono in una direzione di riconoscimento e di riconoscibilità, non del diverso, ma dell'amore in quanto tale, delle persone in quanto tale, che decidono di stare insieme non per un'appartenenza di genere, lo ripeto, ma semplicemente per l'amore e per poter stare insieme, e hanno una loro cittadinanza, una loro legittimità. Il Partito Democratico, non lo dico io personalmente, starà sempre da quella parte. E quindi non solo oggi, l'ho anticipato, faccio già una dichiarazione di voto così lasciamo lo spazio agli altri interventi, voteremo a favore ma dell'atto che ci è stato proposto, ma ovviamente saremo sempre dalla parte che abbiamo qui oggi descritto e voluto rappresentare. Grazie. Grazie consigliera, ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buongiorno a tutti. L'omofobia nasce dall'idea che siamo tutti eterosessuali e che è normale e sano scegliere un partner del sesso opposto. Nel 2019 purtroppo c'è ancora chi si sente autorizzato a discriminare una persona per il suo orientamento sessuale. Una cosa così privata, così intima e personale, che non dovrebbe nemmeno essere oggetto di discussione. Eppure le persone omosessuali, bisessuali e transessuali sono ancora oggi oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo. L'Italia ovviamente non è da meno. Ogni anno si contano ancora centinaia di casi di omofobia, bifobia e transfobia. Come ci accennava la consigliera Lazzazzera nella presentazione dell'atto, nel mondo ci sono circa 70 paesi in cui l'omosessualità è considerata ancora un crimine. In circa 45 di questi paesi la legge che condanna l'omosessualità è applicata anche alle donne. In alcuni paesi è addirittura punita con la pena di morte. E le condanne sono all'ordine del giorno. In alcuni paesi le leggi locali puniscono l'espressione delle persone omosessuali e trans per preservare la moralità e i dettami religiosi. Spesso a questi divieti si uniscono terapie riparative e stupri correttivi. Questo è il mondo in cui viviamo e non possiamo accettarlo. Ciascuno di noi deve sentirsi libero di fare le proprie scelte personali e nessuno può e deve impedirglielo. Con questo atto noi continuiamo un percorso iniziato al nostro insediamento in cui crediamo fermamente, e nel dispositivo vogliamo riconoscere nel nostro piccolo la forza della signora Di Folco e ringraziarla per tutto quello che ha fatto nella sua vita, perché ci ha lasciato un messaggio importante. Un riconoscimento vorrei farlo anche a tutti gli studenti presenti e al lavoro che quotidianamente fanno tutti gli insegnanti, perché i nostri ragazzi passano un terzo della loro giornata all'interno delle scuole, e avere una guida importante come quella dell'istruzione da parte degli insegnanti è fondamentale. La partecipazione dei giovani e la conoscenza è anche fondamentale per contrastare qualsiasi episodio di violenza e discriminazione. Grazie.
Altri interventi? Allora, a questo punto io, se siete d'accordo, interromperei il consiglio per far parlare anche il pubblico. Io ricordo che per le riprese c'è bisogno di un'autorizzazione, quindi chi verrà, siederà e intenderà parlare sappia che verrà ripreso, quindi acconsente alla ripresa. Per quelli che sono minorenni c'è bisogno, se qualora ce ne fossero, di una liberatoria. Se non ci sono minorenni non c'è nessun problema. Allora, come suggerisce, interrompiamo il consiglio qui. Ieri era venuta una piccola rappresentanza dell'Istituto Comprensivo via Messina ad ascoltare una seduta del Consiglio Municipale come forma di educazione alla cittadinanza, di educazione civica. Sta infatti iniziando, oggi è iniziata la settimana della scuola pubblica del settimo municipio verso la costruzione della comunità educante diffusa, infatti poi presenterò anche questa iniziativa ed è il motivo per il quale abbiamo tanto piacere di ospitare le scuole. Ringrazio anche il liceo Gullace che per una questione interna non è riuscito a partecipare con una rappresentanza studentesca, c'è però un docente della scuola con cui abbiamo sviluppato tutto un percorso a proposito di orientamenti sessuali e identità di genere, tant'è vero che a gennaio abbiamo dedicato la giornata della memoria a questo percorso e quindi parlerà lui in rappresentanza del liceo Gullace come rete delle scuole d'ambito. Grazie. Allora, cerchiamo di capire intanto se può partire questo filmato. Allora, e ringrazio innanzitutto l'ufficio web, la redazione web che si sta prestando a darci una mano per cercare di risolvere l'impasse tecnica, quindi diciamo che manualmente verranno mandate avanti le diapositive di questa presentazione. Mi scuso anche per il fatto che non c'è il collegamento audio video, quindi vedremo la presentazione ma non sarà possibile proiettare il filmato di Simone Cangelosi che comunque presenteremo e poi avremo modo magari di proiettare tutto il docufilm in un'altra circostanza. Oggi purtroppo va così. Allora, chiedo ai nostri tecnici se possiamo insomma iniziare con la proiezione delle diapositive. Come vedete la pagina iniziale è dedicata per l'appunto alla settimana della scuola pubblica del settimo municipio, come vi stavo dicendo prima, oggi è il primo giorno della settimana, quindi la inauguriamo ufficialmente, ci abbiamo ottenuto a che si iniziasse in coincidenza di questa data così significativa, soprattutto per il fatto che la scuola, come ricordavate anche voi consiglieri, è sempre in prima linea rispetto alla trasmissione di messaggi educativo-culturali e alla sensibilizzazione non solo delle giovani e giovanissime generazioni, ma anche di tutte le componenti della comunità scolastica. La scuola è un polo culturale e sociale fondamentale perché intorno ad essa gravitano tutte le realtà, dalle famiglie di ogni ordine e tipologia, ristrette, allargate, interculturali, intergenerazionali, fino ad arrivare all'intero territorio. Noi viviamo in un territorio che fortunatamente ha una vivacità culturale intensissima, siamo anche il municipio più popoloso di Roma e questo per la legge dei grandi numeri ci supporta in tale vivacità, pertanto abbiamo deciso di dedicare l'edizione di quest'anno della settimana della scuola pubblica, che infatti sarà una settimana sui generis perché è molto allargata, protraendosi fino al 4 giugno, alla costruzione della comunità educante diffusa. Chiedo quindi a Franco di iniziare con la prima diapositiva. Abbiamo come assessorato scuola, cultura, politiche giovanili e sport promosso d'intesa con la quinta commissione consigliare municipale permanente, ovvero quella che tratta di scuola, cultura, sport e politiche giovanili, avviare la realizzazione della comunità educante diffusa secondo i principi dell'educazione diffusa. Una città come scuola e la scuola come centralità
in cui e da cui far partire relazioni attive che siano capaci di ascoltare i bisogni della collettività e di accogliere le istanze dei singoli, per farsi voce narrante e al contempo spinta propulsiva delle comunità, a partire dalle giovani e giovanissime generazioni. Uno spazio vivo e dinamico che sappia rispondere alle sfide insite nei nuovi scenari della postmodernità liquida e riflettere insieme, confrontarsi dialetticamente, condividere buone pratiche fra comunità educative e territoriali. Questo è il senso della comunità educante diffusa che stiamo cercando di costruire a partire dalla quarta edizione della settimana della scuola pubblica. La quarta edizione, come abbiamo detto, inizia oggi in occasione della giornata contro l'omofobia, la difobia e la transfobia. Questa è la denominazione ufficiale della giornata mondiale. A dire il vero, come messaggio educativo cerchiamo sempre di lavorare per qualcosa e non contro qualcosa, perché l'istanza prioritaria dell'educazione è quella di essere, come dire, proattiva, di costruire qualcosa, e quindi diciamo che noi la volgiamo come giornata per la sensibilizzazione ai diversi orientamenti sessuali e alle identità di genere, nonché ai diversi modi di stare insieme, di avere relazioni all'interno della società, da quelle amicali a quelle familiari. Non a caso si faceva riferimento ad alcune realtà che nei mesi scorsi hanno animato più che altro i dibattiti anche nei media. Si tratta di tematiche che pensavamo in qualche modo fossero ormai, come dire, assodate e consolidate, ma che invece hanno bisogno, a quanto pare, di essere continuamente e costantemente presidiate. Fortunatamente all'interno delle nostre scuole le giovani generazioni sono molto molto più disponibili, e per loro è assolutamente naturale vivere in una società che sia per l'appunto inclusiva e integrata. E questo ci spinge a voler, come dire, continuare in questa direzione. La settimana si sarebbe voluta chiudere il 27 maggio, nel senso che avevamo dato come range, diciamo, di durata una decina di giorni. Considerando però il fatto che ci sono poi, sono subentrate, la scuola lavora sempre in anticipo, si lavora l'anno prima per l'anno dopo, nel frattempo succedono cose, tra le cose che sono successe le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo, che cadono il 26 maggio. Le scuole saranno coinvolte in maniera anche molto diretta e logistica, perché diverse scuole sono seggio elettorale, quindi per 4 giorni saranno impraticabili, e allora abbiamo fatto di necessità virtù, perché a scuola siamo abituati sempre a volgere in positivo i messaggi, a vedere ogni circostanza come un'occasione, e quindi abbiamo deciso di rilanciare e di proseguire collegando la conclusione della settimana ad un'altra data importante, e cioè il 4 giugno. Perché il 4 giugno? Perché il 4 giugno è l'anniversario della liberazione di Roma, è una data importantissima sempre. Ricordiamo che la nostra Repubblica nasce dall'antifascismo, dall'antinazismo, dalla Resistenza. Quest'anno è ancora più importante, perché l'estate scorsa alla città di Roma, proprio per la sua resistenza, è stata conferita dalla Presidenza della Repubblica la medaglia d'oro al valore militare, e quindi questo sarà il primo anno in cui il Gonfalone di Roma festeggerà il suo anniversario della liberazione medagliato. Non potevamo esimerci, proprio noi che siamo il municipio che ha ricevuto per un episodio importantissimo della Resistenza la medaglia d'oro al valore civile, al merito civile, come si dice, per i fatti legati al rastrellamento del Quadraro. E infatti l'anno scorso abbiamo fatto iniziare la settimana della scuola pubblica il 17 aprile, che è per l'appunto l'anniversario del rastrellamento, e in quella circostanza con alcuni
alcune scuole del nostro territorio andammo prima in Campidoglio ad assistere alla consegna delle medaglie d'oro ai superstiti del rastrellamento del Quadraro e poi nel pomeriggio siamo andati ad inaugurare un'opera di arte pubblica, di arte urbana che come Municipio Settimo abbiamo voluto dedicare ad uno dei principali testimoni di quella storia e di quelle storie, cioè il nostro Sisto 40 che purtroppo per uno scherzo del destino non è riuscito ad arrivare al momento di vedersi conferita la medaglia d'oro essendo venuto a mancare pochi mesi prima e quindi lo abbiamo eternato attraverso un murale che abbiamo realizzato, fatto commissionato ad un artista nel territorio del Quadraro in via Decio Mure. Gli appuntamenti di questa settimana saranno tantissimi sul sito dedicato, giorno per giorno c'è il calendario, mentre noi siamo qui nelle nostre scuole accadono cose, perché lo spirito della settimana è quello di mostrare ciò che la scuola fa abitualmente tutti i giorni. Fa sempre più rumore il famoso albero che cade della foresta che cresce, ma la foresta cresce. Le scuole di solito salgono agli onori della cronaca quando c'è qualche episodio negativo che fa audience, non fa audience quello che succede tutti i giorni nella normalità, che però si fa fatica a mantenere come normale, perché le spinte a cui assistiamo nel nostro contesto socioculturale, vanno proprio oltre rispetto alla normalità e quindi il ringraziamento è a tutte e tutti coloro che ognuno per il suo ruolo e dal suo punto di vista cercano giorno per giorno di mantenere, presidiare, coltivare un ambiente sereno in cui i nostri cittadini più giovani, quelli della cosiddetta cittadinanza sperata, perché la cittadinanza si acquisisce al compimento del 18° anno d'età e tutti i bambini e ragazzi che vanno verso l'acquisizione di questa cittadinanza devono poter maturare in un contesto che sia il più possibile sereno, fisiologico, naturale, normale. Ecco, quindi la scuola giorno per giorno tutto questo lo fa ben oltre rispetto a quello che le leggende metropolitane vorrebbero, mezza giornata soltanto 8 mesi l'anno. Le scuole oggi come oggi sono aperte dalla mattina alla sera e sono aperte sempre anche durante le vacanze natalizie, pasquali, estive, con tutta una serie di attività educative, culturali, sociali a beneficio del territorio. In questi giorni noi stiamo semplicemente dando visibilità a queste attività che però si svolgono normalmente. Accanto a queste attività abbiamo degli appuntamenti che vogliamo segnalare. Ovviamente la giornata di oggi, alla quale sono state invitate, ringrazio di nuovo per la presenza alcune rappresentanze studentesche e degli insegnanti, dei docenti, del personale scolastico, ma anche dei genitori, delle famiglie, perché le famiglie sono una parte fondamentale nella corresponsabilità educativa. Poi ci sarà il 23 maggio, abbiamo proprio costruito tutta la settimana originaria intorno alla data cardine del 23 maggio che è l'anniversario della strage di Capaci ed è la giornata nazionale per la legalità, laddove la legalità noi la vogliamo evidentemente collegare ai principi di giustizia, di equità, di crescita, di promozione. Questo è quello che fa la scuola, non si muove in un'ottica sanzionatoria o repressiva. La scuola coltiva la legalità nel senso dell'educazione, nel senso della prevenzione, nel senso di stimolare comportamenti positivi. Ovviamente tutto ciò è legato al tema dell'antimafia, avremo 3 appuntamenti importanti nei 3 macro territori del nostro municipio. Si comincerà al mattino nel territorio dell'Appio con una marcia per la Costituzione, i diritti e la legalità intorno al territorio di Largo Volumnia, quell'area è stata soggetta proprio nei giorni scorsi ad una serie di attività culminate con lo scoppio di una bomba carta di fronte a una sede di tifosi calcistici che si danno purtroppo spesso, come ci hanno testimoniato anche i fatti della partita della Coppa Italia dell'altra sera, danno vita anziché a momenti di festeggiamento sportivo positivo, a momenti di violenza, aggressività sia verbale che fisica, che nulla hanno a che vedere con tutto ciò.
e concluderemo all'interno di uno dei tronconi di acquedotto meglio conservati del nostro territorio, in prossimità del centro ricreativo della Banca d'Italia, in cui ci saranno una serie di interventi, tra cui esponenti della Banca d'Italia ci parleranno di tutto ciò che si fa per l'antiriciclaggio, un tema che spesso viene trascurato ma che invece è importantissimo. Proseguiremo poi a metà giornata con l'apposizione di una targa da parte della nostra Presidente in prossimità di un luogo che è diventato simbolico nella lotta per l'antimafia nel nostro territorio, ovvero Via del Quadraro, in prossimità dell'acquedotto Felice, dove il 20 novembre dello scorso anno sono iniziate le operazioni di demolizione e sgombero di 8 ville abusive che erano state costruite da affiliati a famiglie mafiose del nostro territorio. Sono state buttate giù, questo ha ripristinato non solo la legalità con una lotta all'abusivismo, ma ha consentito anche a tutta la cittadinanza di riappropriarsi di un bene dell'umanità, perché i beni culturali come i nostri acquedotti sono beni dell'umanità. Non era accessibile, ora sta tornando accessibile, il nostro municipio realizzerà un giardino didattico, così come da indirizzo avuto dai nostri consiglieri di maggioranza con un atto che è stato votato poco tempo fa in consiglio, e apporremo la targa che darà il via poi alla realizzazione del giardino, che sarà un giardino a disposizione delle scuole in primis e della cittadinanza tutta. Concluderemo nel pomeriggio al Parco della Romanina, quindi Appio, Tuscolano, Extra Gra, territorio di periferia, dove abbiamo inaugurato a novembre il primo e unico giardino dedicato ai testimoni di giustizia, 27 magistrati, tra cui Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, che sono morti appunto nella strage di Capace nel corso dell'espletamento del loro mandato. E invitiamo tutti i presenti ovviamente a partecipare a ognuno di questi tre momenti. Il 30 maggio terremo il secondo incontro di presentazione e costruzione della comunità educante diffusa, il primo lo abbiamo tenuto proprio qui in questa sede consiliare il 15 aprile e l'altro a conclusione lo terremo invece nell'altra sede municipale, quella di Villa Lazzaroni, dove nel centro di aggregazione giovanile Scolè ospiteremo nel pomeriggio il secondo di questi incontri. Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, avremo due momenti importanti. Al mattino l'inaugurazione di quello che vogliamo sia il museo della scuola del nostro territorio, presso una scuola storica del nostro territorio, la Scuola Gagliero, e al pomeriggio invece, presso l'Aldo Fabrizi, a ridosso diciamo del Parco degli Acquedotti, si farà una grande festa chiamata emblematicamente Scuola e Famiglia si danno una mano, con la Scuola dell'Infanzia Comunale, la Scuola Primaria statale e diverse realtà sociali del nostro territorio. Concluderemo il 4 giugno con l'anniversario della liberazione, di cui abbiamo parlato prima, della liberazione romana. Venendo nello specifico dell'incontro di oggi, questa è la locandina del docufilm Una nobile rivoluzione, il titolo emblematico anch'esso che è stato dato da Simone Cangelosi a questo film, che ripercorre la biografia di Marcella da una prospettiva molto particolare, innanzitutto perché Simone e Marcella erano amici e poi perché Simone e Marcella erano accomunati da un percorso di transizione che entrambi hanno fatto per riappropriarsi in realtà del loro genere elettivo, cioè si nasce a volte con l'aspetto esteriore che non corrisponde a quella che è veramente la nostra anima, e così come Marcella è riuscita a diventare Marcella, Simone è riuscito a diventare Simone. Purtroppo oggi non è qui, ma ci ha voluto comunque mandare, e se Franco manda avanti la diapositiva, un pensiero che io adesso vi vado a leggere. Per prima cosa vorrei che sapeste tutta la mia emozione quando sono stato avvertito della vostra iniziativa. Che una piazza venga dedicata a Marcella nella sua città è commovente. Roma, la sua amata città. Che questo lo facciate voi a Cinecittà, nel giorno della giornata mondiale contro l'omotransfobia, è ancora più emozionante. È un gesto felice, compiuto, di una bellezza simbolica di cui è capace forse, a volte, solo l'arte. Perché l'attivismo e il cinema sono stati tutta la sua vita.
Avevo poi inserito una biografia di Marcella Di Folco, ho fatto delle stampe che distribuiremo poi ai presenti e concludiamo, diciamo, con una citazione filmica. Roma città aperta è il titolo famoso di un film che tra l'altro ha visto, come dire, protagonisti anche del nostro territorio, e questa è l'immagine simbolica, diciamo, della Roma città aperta, della nostra resistenza e della nostra rivoluzione. Infatti abbiamo voluto, ecco, proprio emblematicamente anche riportare le parole con cui il Presidente della Repubblica ha motivato l'attribuzione a Roma della medaglia d'oro al valore militare: la città eterna, già centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda Repubblica Romana, per 271 giorni contrastò l'occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime. Le ricordiamo sempre perché col passare del tempo si tende a dimenticare, e invece sono cose che devono essere scolpite perché non si debbano mai più rivivere. Più volte Roma nella sua millenaria esistenza aveva subito l'oltraggio dell'invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio, determinazione. Nella strenua resistenza, e questa è proprio la motivazione, di civili e militari a Porta San Paolo, nei tragici rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle fosse ardiatine e di Forte Bravetta, nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture nelle carceri di Via Tasso, dove peraltro c'è un importante museo dedicato alla resistenza che invitiamo a visitare, nelle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite. Il nostro territorio ne ha subite tante, perché con il passaggio della linea ferroviaria era uno proprio dei punti sensibili. Ricordiamo le diverse piazze, Stazione Tuscolana, Piazza Ragusa, eccetera, che hanno proprio riportato dei danni enormi. I partigiani, i patrioti e la popolazione tutta riscattarono l'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati, Roma diede inizio alla resistenza e alla guerra di liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di capitale d'Italia. Di tutto questo ci dovremmo ricordare ogni giorno. Noi abbiamo l'onore e l'onere di vivere nella capitale d'Italia e dovremmo avere comportamenti che siano adeguati a dare un esempio a tutte e a tutti. Ho voluto chiudere ricordando quello che era stato invece il motivo che aveva portato all'attribuzione al quartiere del Quadraro e quindi al nostro municipio della medaglia al merito civile per i fatti legati al rastrellamento, per l'appunto, del Quadraro, e vi lascio con un invito a, come dire, a seguirci in questa lunga settimana diffusa della scuola pubblica, dando invece adesso la parola ai testimoni della giornata di oggi. Grazie. Cominciamo proprio dalla rappresentanza della scuola, in rappresentanza appunto del liceo Gullace da Lotta, dedicato ad una figura della resistenza romana, Teresa Gullace da Lotta, e do la parola al professor Tutino. Grazie assessore, e volevo ringraziare di cuore anche il consiglio per averci accolto, ma anche per come ci ha accolto, con anche i consiglieri che si sono attivati per trovare abbastanza sedie per tutti. Veramente è importante anche questo modo, e che è anche l'indizio di una sensibilità e di un ascolto. Durante il dibattito ho preso qualche appunto, perché mi domandavo in che modo questa figura, la figura di Marcella, incontri la scuola ed incontri noi, tutti gli studenti, ivi compresi quegli studenti più anziani che sono i professori. Comincerei dal fatto che Marcella è stata la prima rappresentante al mondo in un ambito pubblico ad essere apertamente transessuale, e dunque ha fatto del proprio corpo
un motivo di totale continuità con la propria lotta e ha fatto della propria esistenza uno strumento di liberazione per tutti. E in questo senso veramente incontra anche la medaglia d'oro di Roma, perché la liberazione è tale solo se è tale a diverse dimensioni. Questo mi ha anche suscitato delle domande che volevo condividere con voi, anzitutto sulla scuola pubblica. Per l'appunto la scuola pubblica è tale se e solo se è scuola di tutti e per tutti, e questo per me oggi ha maggiore valore proprio nel momento in cui sento di venire qui anche veramente per una nostra collega e per quello che sta accadendo a Palermo, alla collega Rosa Maria Dell'Aria, che è stata sanzionata per non aver vigilato sulla libertà di pensiero dei propri studenti. Allora mi chiedo qual è il ruolo della scuola in questo. Una scuola che per punire gli studenti punisce i professori, ma non la scuola, un ordine, il nuovo ordine costituito che per punire gli studenti punisce i professori, e un nuovo ordine costituito che si presenta, diciamo, con i carabinieri davanti alle scuole per non far entrare i bambini, per punire invece i loro genitori, laddove i loro genitori hanno fatto scelte sanitarie di libertà. In tutto ciò mi chiedo veramente quale ruolo debba assumere in tutto ciò la scuola. Mi dà gioia anzitutto che siamo oggi a dedicare un giardino, non una strada, non una striscia d'asfalto di questo tipo di società che non abbiamo costruito, ma che ci ha costruito. Questa società che ci asfalta, queste strade non che noi asfaltiamo, ma che asfaltano noi. Quindi sono lieto che veramente siamo qui a dedicare un giardino e spero che questo giardino fiorirà per tutti noi. Dipende pure dal tempo, perché è un po' strano questo tempo, ma la primavera dovrà arrivare, poi dice la canzone, è il nostro anche amato Battiato. Dice, infatti non a caso dice, la primavera tarda ad arrivare, ma io come al solito mi perdo e quindi mi rivedo un po' che appunti ho preso. Ecco, credo che proprio in questi sensi dobbiamo appellarci ad una riflessione più profonda anche sul ruolo della libertà sessuale nella più generale ricerca della libertà di coscienza. Perché viviamo apparentemente in una società che ci consente tutto. Viviamo apparentemente in una società che anzi ci invita a liberarci sessualmente, apparentemente, ma credo che viviamo in questo momento il più grande pericolo proprio per la dignità del sesso, per la dignità della coscienza, nel momento in cui il tipo di nuovo ordine costituito che ci si sta strutturando attorno fa dell'apparente libertà sessuale attuale uno sfogo per godersi la rinuncia alla libertà di coscienza. E qui credo che il ruolo della scuola pubblica, cioè per tutti, prima ancora che di tutti, diventa veramente cruciale. E ritornando a qualche appunto che mi sono preso, perché naturalmente mi perdo, ecco, veramente è motivo per me di gioia non solo dedicare un giardino ma insieme a voi, ma farlo in quest'aula che ha già ricordato, e su questo ci sono tanti che parlarono allora per ricordare queste figure, un'aula che ha già ricordato i pazzi ad Alessandria, uccisa perché donna e filosofa, due cose che non potevano stare insieme, quindi per la sua figura sessuale e per la sua coscienza. E quest'aula che ha già ricordato Aldo Braibanti, ucciso moralmente in quanto
ha fatto della propria libertà sessuale un tutt'uno con la libertà di coscienza, e per questo è stato accusato di plagio, unico in Italia prima dell'abolizione del reato di plagio. Quindi ecco, quest'aula credo che sia per Cinecittà, perché ha già ricordato queste figure, credo che sia veramente il luogo dove i semi di questo giardino possono veramente essere custoditi. E quindi vi ringrazio a nome degli studenti con cui abbiamo fatto questo percorso, ma neanche a nome loro, con loro. E ripeto che non posso non citare sia all'inizio che alla fine la nostra collega di Palermo come parte di una più ampia lotta che coniughi la lotta per la libertà di coscienza alla lotta per la liberazione sessuale, perché o il corpo si libera insieme alla coscienza o saremo come delle bestie d'allevamento cui tutto è consentito purché restino nel recinto. E quindi in questo senso la scuola è la scuola di Don Milani, che aveva compreso che obbedire non è più una virtù, e l'obbedienza non è più una virtù, possa essere il luogo in cui non noi vigiliamo sulle coscienze come pretenderebbe la punizione ricevuta dalla nostra collega, non noi vigiliamo sulle coscienze degli studenti, ma vegliamo sulle loro coscienze, perché nascano in loro i soli imperativi della coscienza, che abbiano senso per la coscienza, ovvero credere, disobbedire e combattere. Credere con la ragione, disobbedire con il corpo, combattere con il cuore. Grazie. Allora, ringraziando il rappresentante del mondo della scuola, che idealmente rappresenta tutto il mondo della scuola qui presente, sia pur portando ovviamente un proprio pensiero personale, e chiedo scusa se non riesco a far parlare tutte e tutti, perché oggi i tempi un po' contingentati, alle 11:30 poi avremo la presentazione, come vi dicevo prima, ufficiale della nostra settimana della scuola pubblica. Nel frattempo però il Consiglio dovrà anche prendere per poter votare per l'appunto l'atto con cui dedicheremo il giardino arcobaleno a Marcella Di Folco, altrimenti la cosa non sarà possibile, sottolineando appunto l'impegno che la nostra maggioranza politica ha cercato proprio di portare avanti a 360 gradi per consentire questa giornata. Do la parola a Cristina Leo come rappresentante di tutte le diverse comunità LGBT, in modo tale che possa poi esprimere la voce di queste comunità. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, cercherò di essere veloce perché i tempi sono stretti, quindi taglierò parte del mio intervento, con dispiacere. Sono Cristina Leo, portavoce del coordinamento Lazio Trans, rappresento oggi diverse associazioni, tra cui Libellula, lo sportello Lili del Circolo Mario Mieli, Beyond Difference, T-Genus e Gender X. Ma allo stesso tempo oggi rappresento anche il MIT di Bologna, associazione nella quale ha militato Marcella Di Folco per tanti anni e della quale è stata presidente storica per tantissimo tempo. Quindi inizio leggendo proprio la lettera che il MIT di Bologna ci invia. Intestare un luogo pubblico a Marcella Di Folco è motivo di grande onore per il MIT e per tutta la comunità trans. È difficile riportare in poche parole la grandezza e l'importanza del lavoro di Marcella senza il rischio di ometterne delle parti. Il suo impegno politico e sociale, unito al suo percorso di vita, sono intrecciati con la storia del movimento trans ed LGBT italiano, di cui è stata una delle protagoniste principali. Come attivista per i diritti civili, consigliera comunale, la prima trans nel mondo, leader, è stata fondamentale per l'emancipazione delle persone trans in Italia. Il riconoscimento da parte del settimo municipio è per noi fonte di grande orgoglio. Vicino a quel grande laboratorio cinematografico di Cinecittà,
dove Marcella, attraverso il cinema di Fellini, Rossellini, Petri e altri, contribuì favolosamente alla cultura italiana. Il movimento Identità Trans scriverà questa dedica nelle sue pagine di Storie più belle. Grazie il MIT. Io volevo salutare le istituzioni, ma non riesco veramente a nominare tutti, quindi no, ringrazio sicuramente la Presidente Monica Lozzi per il percorso che ormai va avanti da quando il Consiglio si è strutturato. Ringrazio ovviamente il Consiglio, tutto, e le consigliere e consiglieri presenti, e perlomeno permettetemi di ringraziare Anna Rita Lazzazzera, Presidente della Commissione Pari Opportunità. La dedica del Giardino Rembo a Marcella Di Folco, figura storica del movimento trans italiano e del movimento LGBT, riempie di gioia tutte e tutti noi. Marcella, come tante donne trans della sua generazione, ha affrontato le grandi difficoltà che molte di noi tutt'oggi affrontano, ma è riuscita ad opporsi sulle difficoltà della vita stessa con la sua forza, il suo coraggio e la sua determinazione. Questo atto simbolico è molto importante per il Paese, per Roma, per tutte e per tutti noi. Oggi non sono qui per parlarvi delle attuali persecuzioni di persone gay, lesbiche e trans in Cecenia, né degli stupri correttivi che vengono inflitti alle donne lesbiche anche nel nostro paese, come il recente caso di una ragazza in Sicilia violentata dal padre perché è lesbica, né delle circa 400 donne trans che vengono uccise ogni anno nel mondo. Sono qui per dirvi in maniera forte e chiara che l'omosessualità, come dichiarato già il 17 maggio del 1990 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una naturale variante dell'orientamento sessuale e che presto anche la disforia di genere che riguarda le persone trans uscirà definitivamente dal manuale diagnostico dei disturbi mentali. Ma sono anche qui per dirvi che se c'è una patologia che richiede una cura, quella si chiama omotransfobia, e lo dico da psicologa. Se c'è qualcuno che ha bisogno di una cura, non è certo chi ama, ma è colui che odia. Oltretutto, non meravigliamoci se spesso chi odia le persone gay, lesbiche, trans, odia le donne, le persone di colore, i rom e tutte le minoranze. Alla base di quest'odio c'è spesso un disagio verso tutto ciò che viene percepito come diverso da sé, ma non solo. Si attuano dei giochi di potere, spesso inconsci, fra chi detiene il potere, il maschio, bianco, cisgender, eterosessuale, benestante, e tutte e tutti coloro che sono una minaccia verso questo potere. Ma tutti gli uomini bianchi, cisgender, eterosessuali, sono omofobi, transfobici, misogini, razzisti? Fortunatamente no, ma la maggior parte delle violenze sulle minoranze sono compiute da loro. Possiamo fare qualcosa affinché tutte e tutti insieme per porre rimedio a quest'odio immotivato? Sì, possiamo sicuramente, dentro e fuori dalle istituzioni, portando progetti nelle scuole, ma ci vorrebbe molto di più. E proprio riguardo alla scuola, vorrei cogliere l'occasione anche sull'input avuto da Richard Borrelli, presidente di Azione Trans, che è oggi qui con noi, che nella scuola si potrebbero fare delle cose pratiche molto importanti. Una su tutte, la formazione degli insegnanti, del personale non docente e di dirigenti scolastici su questioni inerenti all'identità di genere e l'orientamento sessuale. Usare, nel caso di studenti transgender e gender variant, i nomi alias, quindi non quelli registrati all'anagrafe, ma quelli legati al proprio genere elettivo, quelli che la persona sceglie, e di conseguenza anche l'uso dei pronomi relativo. Infine, la possibilità per gli studenti transgender di usare i bagni in base al loro genere elettivo e non in base al genere assegnato alla nascita. Solo con un intervento complesso sulla scuola, sulla cultura, sulla comunicazione, possiamo sperare di risollevare questo paese dall'arretramento di cui è vittima e carnefice allo stesso tempo. Non possiamo pensare che tutto possa cambiare se nulla viene fatto affinché le cose cambino. Vogliamo forse che il nostro paese diventi come la Russia e la Turchia, che violano i diritti umani delle persone LGBT, o quei paesi dove ancora esiste la pena di morte per questo? O vogliamo forse diventare come l'Alabama, dove le donne non possono più abortire nemmeno in caso di incesto o di stupro? E questo è il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli e alle nostre figlie?
Scusate un attimo perché devo concludere con un pezzo che sta da un'altra parte. Ce la farò. Eccoci qua. 369 sono state le persone transgender e gender variant uccise dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Ripeto, 369. La maggior parte dei femminicidi è avvenuta in Brasile, Messico, Stati Uniti e Colombia, ma l'Italia, con le sue 5 vittime, delle quali 3 uccise fra Roma e provincia, risulta il paese più violento d'Europa contro le persone trans, a parte la Turchia. La violenza di genere verso le persone trans e l'assassinio delle stesse è solo un atto ultimo di una serie di sopraffazioni e violenze quotidiane che le persone trans sono costrette a subire. Le grandi difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, le difficoltà ad avere un riconoscimento anagrafico in mancanza di una legge adeguata e solo attraverso un lungo percorso medico-legale, di fatto determinano uno stato generale in cui dal binarismo di genere imposto da parte della società scaturisce una violenta transfobia istituzionalizzata che stigmatizza, emargina ed invisibilizza le persone trans e gender variant. Noi associazioni, cittadine e cittadini comuni possiamo fare del nostro meglio, lo stiamo facendo, anche se dovremmo fare di più, ma solo le istituzioni attraverso politiche di genere accoglienti ed inclusive, come quella di oggi, possono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono alle persone trans, gender variant e non binari il pieno godimento dei diritti umani e civili sanciti dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e vorrei che si aggiungesse e della donna. Tutti possiamo fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Allora, se oggi o domani incontrerete una persona trans, non chiedetevi ma è maschio o femmina, avrà genitali maschili o femminili, chiedetevi piuttosto avrà bisogno di aiuto, avrà bisogno di una casa, avrà bisogno di un lavoro, cosa posso fare per aiutarla. Se oggi o domani incontrerete una persona trans, siate gentili, grazie. Ringraziamo Cristina anche per la commozione intensa con cui ha sottolineato questo importante intervento. Scusandomi perché appunto non posso dare la parola a tutte e a tutti, mi piacerebbe se fosse possibile quantomeno, ecco, Valeria che ha dedicato svelatamente l'installazione nella nostra sede municipale, di cui abbiamo parlato lungamente in occasione della giornata della memoria, se volesse farci un breve saluto per poi dare la conclusione a Liliana Di Folco, per l'appunto sorella di Marcella Di Folco a cui sarà intitolato il giardino. Un caro saluto a tutti i presenti, sono molto, molto emozionata perché ogni qualvolta che sono ospite del municipio è una grande emozione poter vedere la mia opera che è rappresentata nel vostro bel giardino, nel vostro municipio, e tutte le voci date dall'istituzione sono sempre molto più forti per dare un forte messaggio non soltanto ai diretti interessati ma soprattutto alla comunità che ci circonda, che magari sono al di fuori di certi pensieri, certi concetti. È importante porre degli interrogativi alla gente comune, alle vecchie e soprattutto alle nuove generazioni. Una forte emozione è stata anche data dall'incontro della sorella di Roberta, che ho conosciuto personalmente tanti anni fa attraverso una mia amica di Roma, Roberta Franciolini. È stato molto interessante poter conoscere la sorella perché mi ha raccontato molte cose che non sapevo di Roberta, di Marcella, scusatemi un po' l'emozione. E di nuovo sono molto felice di poter sapere che c'è un giardino dedicato a lei, a tutto il suo impegno, a tutto il suo coraggio, e che soprattutto attraverso l'arte si riesce a comunicare e a lasciare un segno. Vi ringrazio e a presto. È molto emozionante per me stare qui. Ho amato molto mia sorella. In tutto il suo modo, da maschio, da femmina, e
è stata per me molto importante, perché anche se era più giovane di me, mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a vivere con la gente, ad amarla, a non avere nessuna cattiveria verso chi era diverso, come dicevano. Marcella in un Ghibard disse: abbiamo diritto all'amore perché siamo tutti uguali, perché l'amore è l'unica cosa che unisce tutti, i buoni, e soprattutto la gente deve capire che non, i ragazzi di oggi devono capire la necessità di non guardare con occhi diversi queste persone che sono uguali a noi, identici. E Marcella si è battuta, ha sofferto tanto quando era un uomo per arrivare alla sua conclusione di essere, di avere la sua identità. Ha combattuto e ha sofferto moltissimo e io l'ho aiutato moltissimo. E quando mi ha detto che era andato a Casablanca e aveva fatto, aveva raggiunto il suo scopo, sono stata contenta. Avevo una sorella, una sorella intelligente, parlava molte lingue, era una politica, aveva amici importanti. Sono contenta che, e lo dico adesso, l'annuncio, che Bianca Berlinguer, che è sua carissima amica, sta scrivendo un libro che uscirà a settembre sulla sua vita e su quello che lei ha fatto. In più, forse il prossimo anno, anzi forse è sicuro, si dedicherà quella famosa strada d'asfalto che diceva il professore prima a nome di Marcella. Questo mi ha fatto molto contenta e soprattutto oggi sono felice perché inaugurare questo piccolo giardino che sia a Roma, dove è nata e dove era una romana vera, dove poi qui Cinecittà, dove ha fatto i suoi film, perché come uomo aveva tutto, poteva anche rimanere come uomo perché non gli mancava niente, ha fatto dei film importanti come Toto Moto con Petri, Cosimo De Medici con Rossellini, e Fellini poi lo portava, ha fatto 7 film con Fellini, da Marcorde, Roma, eccetera. Invece no, voleva la sua identità, perché non voleva avere un corpo di uomo, che lei era donna, e io sono stata molto contenta di questo. E i ragazzi delle scuole devono capire che non ci sono persone diverse, è soltanto una questione di identità sessuale. Non ha importanza se hai genitali maschili e poi una donna, o se c'è una donna e poi i maschili. È normale a noi, nella maniera più assoluta. E quello che lega tutti quanti noi, a tutti, è l'amore. L'amore è per tutti. Anche il nostro Papa Francesco non si è messo in discussione su questo, ha detto siamo tutti uguali, chi sono io per giudicare? Perché è la normalità, tanti dicono ah ma è malato, malato, di che è malato? Non sono malati, non esiste, è una cosa assurda. Io ho insegnato ai miei figli, e ne ho 3 maschi, che quando è tornata mia sorella dal Marocco con la sua nuova identità, hanno detto ciao zia, come stai? Ecco. Questo significa che anche nelle famiglie bisogna avere un modo di dire ai ragazzi come stanno le cose, di cercare di non essere contro queste persone che abbiamo visto tutti i giorni anche nelle discoteche. Io sono stata in una discoteca per 30 anni al Piper, avrò visto quello che succede, soprattutto sono le famiglie, sono le persone anziane che vanno un po' educate a queste cose, perché per loro sono sempre cose assurde, vanno bene con i turchi, con quella gente lì che fanno queste cose assurde. E Di Marcella ha avuto tante vite, sempre belle, sempre pulite, perché è sempre stata onesta. Mia sorella è stata la persona più onesta che c'è a questo mondo. Ha rinunciato a essere un politico dei Verdi che ha fondato insieme a Manconi proprio per l'onestà, di non essere come dei politici come oggi che sono disonesti.
è stata onesta in tutto e soprattutto ha voluto nella sua sofferenza aiutare queste ragazze, questi ragazzi che vengono dai paesi del sud dove sono additati, maltrattati, per darle un indirizzo di vita diverso. Il MIT è stato questo, dove c'erano sessuologi, psicologi e dove c'era poi all'ultimo un tribunale che diceva sì, tu puoi diventare uomo, puoi diventare donna perché hai fatto un percorso giusto che ti ha portato a questo, che sei veramente quello che sei e non tanto così. Tant'è vero che a Roma, a San Camillo, col professor Felici avevano fatto questo, adesso tutti quanti possono avere un'operazione gratis e non prostituirsi per poterlo fare in altri paesi. Questa è stata una cosa molto importante e il MIT continua a fare questo. Sempre sono contenta che Marcella abbia avuto tanta pazienza con tutte quante le istituzioni e ha combattuto tanto per avere tante cose, avere le case per quelli che vengono da lontano, che devono fare questo cammino, perché a Bologna, combattendo anche contro delle istituzioni che erano contrarie, aveva avuto delle case per ospitare questi ragazzi, queste ragazze che non avendo soldi, non avendo niente, dovevano o prostituirsi per poter poi fare questo cammino, e invece ha avuto anche questo, ha fatto tante di queste cose che sono molto importanti per tutte le persone del mondo. Io sono contenta di essere sua sorella, moltissimo. E ringraziamo anche Liliana per queste testimonianze preziose, sicuramente continuerà a seguirci perché fortunatamente abita vicino Roma e quindi potrà venire qui da noi. Queste cose. Perfetto. E ricordo che il prossimo anno, nel 2020, ricorrono i 10 anni dalla scomparsa di Marcella e i 100 anni della nascita di Federico Fellini. Sicuramente, essendo per l'appunto il municipio di Cinecittà, dedicheremo un'attenzione particolare con tutte le istituzioni culturali, educative, scolastiche e con il mondo dell'associazionismo sociale per valorizzare al meglio questa duplice coincidenza. Ringrazio la Presidente Lazzazzera per questo consiglio di oggi e tutti voi consiglieri per averci ospitato in questo momento davvero prezioso. Grazie. Bene, riapriamo il consiglio alle ore 11.05 e procediamo con la fase della dichiarazione di voto. Dichiarazioni? Prego, consigliere. Grazie Presidente, noi come gruppo 5 Stelle siamo assolutamente orgogliosi di approvare questo atto. Dico questo anche ringraziando tutti coloro i quali hanno presenziato oggi, hanno parlato. Ringrazio la sorella di Marcella anche per l'emozione che ci ha trasmesso. Sono contento che questo consiglio sia riuscito a far passare un messaggio importante, un messaggio incentrato sui diritti, sull'integrazione, che sono valori fondanti nostri, della nostra Costituzione, della nostra storia, del nostro essere anche all'interno e non solo all'esterno. Questo per noi è davvero fondamentale. Quindi io spero che questo consiglio possa essere anche ricordato in seguito per il valore etico e sociale che ha mostrato al suo interno, animato dalle anime più profonde che contraddistinguono la società sana. Io ringrazio tutti e ci ribadisco a nome del movimento che approviamo e non vediamo l'ora di andare nel giardino qui fuori alle 11.30 tra un attimo per essere fisicamente lì e proseguire con questo evento c'è davvero molto importante. Chiudo ringraziando il mio gruppo, ringraziando soprattutto la Presidente Zitoli che ci ha dato la possibilità, poi di quanto deciso in capigruppo, di fare questo evento molto importante nell'ambito della cornice istituzionale. Ringrazio la Presidente Lazzazzera e ringrazio anche le opposizioni, quelle presenti, purtroppo una parte, sono d'accordo col consigliere Ciancio, non è presente oggi, questo un po' ci dispiace, però ci ringrazio anche il gruppo misto, il Partito Democratico, perché su questi temi sono molto contento, perlomeno riusciamo a essere tutti uniti e questo è molto importante, anche come esempio per la cittadinanza stessa, grazie.
Grazie consigliere, altre dichiarazioni? Prego consigliere Ciancio. Grazie Presidente, io ringrazio e come già detto all'inizio il mio voto piccolo di un gruppo misto ma di sinistra e che afferma i valori sempre universali, vota favorevolmente a quest'atto, sono commosso per quello che ci hanno raccontato e nel modo in cui ci hanno raccontato con semplicità questi momenti che stiamo vivendo e soprattutto quello che hanno vissuto alcune persone sacrificando la propria vita per dare qualcosa agli altri. Non si tratta di diversità, ma si tratta di un qualcosa che dovremmo raccontare dalle scuole, in tutti gli angoli del nostro pianeta dovremmo raccontarli. Voto convintamente, ringrazio l'estentrice dell'atto, ma sostanzialmente sono, come diceva il capogruppo Pentastellato, dispiaciuto di quello che nell'aula stiamo vedendo, perché non si può assolutamente tollerare più nelle scuole, non si può tollerare più nella società questo aspetto, e quindi voto convintamente questo atto. Grazie ancora e buon lavoro a tutti noi per quello che faremo da oggi in poi dappertutto. Grazie. Prego consigliera. Presidente, come ho già detto all'inizio, il Partito Democratico voterà favorevolmente, però approfitto della dichiarazione di voto per condividere anche un'altra posizione che è emersa invece in seno all'Assemblea Capitolina, perché sempre con una maggioranza schiacciante hanno espresso un voto favorevole per ospitare nella città di Roma il World Pride 2025, quantomeno la candidatura della città di Roma. Quindi questo vuol dire rimettere anche la nostra città, come era stato fatto negli anni precedenti, nel 2000, nel 2011, per altre manifestazioni, quindi sempre in collaborazione ovviamente con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, me l'ha fatto citato prima anche, rimetterci in un cammino importante, ovviamente sostenendo, e quindi visto che il sostegno arrivato dall'Assemblea Capitolina è ancora più forte il segnale, ma mettendo la città di Roma in un solco importante che è quello che sta non solo in una intitolazione per una strada, ma vuol dire anche muovere un movimento anche civile e politico che però accompagni tutta quella difesa dei diritti e degli individui e delle scelte individuali che ognuno vuole fare. Che Roma lo faccia in prima persona, anche con un voto che c'è oggi qui ma che c'è stato in aula, penso che è un motivo di orgoglio non solo come consigliera ma anche come cittadina romana. Grazie e quindi siamo assolutamente favorevoli. Bene, passiamo alla fase della votazione della mozione. Favorevoli? Vabbè, per prassi, contrari e astenuti. Con 14 voti favorevoli, l'atto si intende approvato. Grazie. Il Consiglio chiude alle ore 11:10. Grazie.